Le nostre vite, le nostre storie sono influenzate dalla nostra infanzia, dai primi mesi, anni di vita, che creano le basi per il nostro futuro, lo stile di attaccamento che abbiamo con i nostri genitori e che riproporremo per tutta la vita. E Manuel in questo ha avuto un'esperienza importante che oggi ha deciso di condividere con noi e per questo lo ringraziamo. Benvenuto Manuel. Grazie, io sono Manuel. Beh, voglio iniziare con... Io quando ero piccolo, ero un bambino, un anno, sono stato abbandonato a mia madre nel cortile, ho provato un trauma nel tutto il percorso dell'adolescenza. E... Ma ho capito bene, lei è stato abbandonato da sua mamma in fasce, in un cortile? Ci può raccontare meglio questa cosa? Sono stato abbandonato in un cortile da mia madre nel passeggino, e una vicina mi ha portato da mia nonna che abitava lì e poi mia nonna mi ha affidato. E niente, poi comunque con l'adolescenza portavo avanti il dolore di questa cosa e ho incominciato sui 14 così più o meno a bere. Ho scoperto che bere copriva il dolore di questa cosa, e comunque volevo mia madre, volevo mio padre, anche se avevo l'affetto dei miei nonni, comunque volevo i genitori veri. Copriva il dolore, solo che poi quando finiva l'effetto dell'alcol incominciavo a piangere, incominciavo a vedere che non funzionava, però alla fine ci scascavo sempre perché era un circolo vizioso. Poi all'età di 18 anni ho cominciato con la cocaina, a tirare cocaina, perché poi ho cominciato a fare strade che non dovevo fare, tipo delinquenza, perché ho cominciato a mancare soldi in casa, allora non bastavano mai, allora ho preferito fare questa cosa che adesso me ne pento. Ma la figura di suo papà, cioè quando la mamma l'ha abbandonato, quindi è stata la nonna a prendersi cura di lei, e suo papà? Mio papà per 10 anni non si è fatto vivo, poi dopo 10 anni si è fatto vivo cercando di comunque telefonarmi, cose, perché comunque mio padre quando lui è scappato dall'Italia, è scappato dall'Italia perché voleva ricominciare da zero, perché lui si bucava, ha preso strade strane, allora voleva dare una svolta alla sua vita e adesso tuttora infatti c'è altri figli, ha avuto un'altra moglie, insomma si è messo a posto. E quello che... L'unica cosa che adesso mi può dar forza è impegnarmi per svoltare la mia vita, anche perché ho deciso di chiudere definitivamente con mia moglie, quindi di riallacciare il rapporto con mio padre, perché è un po' perso, perché è un po' deluso, arrabbiato da me ovviamente, da tutte le cazzate che ho fatto nel mio percorso di vita. Un po' lavoravo, un po' andavo a fare delinquente, un po' lavoravo, un po' delinquente, non si capiva niente. Ci può raccontare un po' che tipo di adolescente è stato? Cioè, come ha influito questo abbandono nell'età dell'adolescenza, un'età così delicata? L'adolescenza, mia adolescenza è stata... Allora, io studiavo all'inizio, poi comunque ho fatto una scuola alberghiera, poi comunque l'ho lasciata perché mio nonno si è ammalato e avevo una ditta, si è ammalato, mi sono messo di mancare soldi in casa e ho trovato lavoro e ho cominciato a lavorare. Quindi un'adolescenza dove già mi davo da fare per la famiglia. Però, ripeto, come dicevo prima, vedevo che non bastavano e ho preferito la delinquenza.
Quindi lei ha iniziato con l'alcol, cioè i problemi sono iniziati con l'alcol. Quando è che ha capito che l'alcol diventava un problema? Cos'è accaduto nella sua vita che ha detto adesso sto esagerando? Oppure, non so, io penso che lei sia partito dal bere con gli amici, un bere sociale, un bere ricreativo. E com'è che ha capito che diventava un problema l'alcol? Allora, io esattamente, ho iniziato proprio così, come bere con gli amici, una cosa ricreativa. Poi è successo che vedevo che soffocava il dolore, questa cosa. E però quando ho capito che non è, alla fine era una cosa distruttiva, perché vedevo mia nonna che mi puliva il vomito quando tornavo a casa, e vedevo mia nonna soffrire quando tornavo a casa ubriaco, e che mi diceva cosa stai facendo, che mi ha portato, mi ha scritto lei al CERT nel 2010. C'è una cosa, per esempio, che non potrò mai perdonare, che mia nonna è venuta a mancare quando io ero in galera. Quindi lei mi diceva, io voglio vederti a posto prima che muoia. E quindi questo è un peso che mi porterò tutta la vita. Però adesso sono in un posto giusto, e se faccio il percorso giusto e faccio le cose giuste veramente e mi impegno veramente, posso realmente rendere felice di mia nonna quello che vi diceva. Raccontava che dopo l'alcol poi è passato all'uso di sostanze. Come è avvenuto questo passaggio? È avvenuto perché facendo una vita delinquenziale, hai tanti soldi e cominci a fare la bella vita, e ho provato, mi è piaciuto, ho continuato e ne abusavo. Adesso sono arrivato a un punto di proprio schifarla, perché so quello che mi è stato, quello che mi ha creato. Mio padre mi diceva: quando ho cominciato a sapere che usavo sostanze, lui proprio le odia queste cose, perché lui è riuscito a cambiare la sua vita da solo, senza comunità, senza niente. E lui non beve neanche un caffè, per dire, cioè proprio contro ogni cosa che sia sostanza, diciamo, no? E comunque anche dentro il caffè c'è la caffeina. E quindi rispetto all'utilizzo di sostanze, questo era anche legato alla delinquenza? Cioè lei aveva bisogno di utilizzare sostanze per delinquere, oppure l'aspetto delinquenziale era legato alle necessità economiche, alla volontà di avere dei soldi e basta? No, assolutamente no, non usavo droga per fare il delinquente. Io usavo droga dopo, ma quando avevo i soldi la usavo, perché ne avevo tanti, li usavo così, li buttavo praticamente, invece di magari dire li metti da parte e ti costruisci un palazzo, io li buttavo nel naso. Quando era piccolo aveva dei sogni? Si vedeva da grande, magari in modo diverso rispetto a quello che è accaduto, però io immagino che tutti i bambini abbiano delle fantasie, un lavoro che avrei voluto fare, un qualcosa da creare. Non so se anche lei aveva questi sogni. Ma questo sogno ci sta ancora adesso. Il mio sogno è diventare uno chef, e avere una famiglia, dei figli. L'ho sempre avuto questo, sin da bambino. È bello che comunque, nonostante le sostanze, nonostante la delinquenza, lei abbia comunque continuato ad alimentare i propri sogni, perché molto spesso le persone si vedono rassegnate nella propria vita, pensano che nulla possa più cambiare, anche all'interno di un contesto sociale avvilente in cui si pensa che ripartire sia difficile. Invece il fatto che Emmanuel mantenga questi sogni penso che sia veramente importante anche nel lavoro terapeutico, per avere degli obiettivi a cui tendere, ecco, non soltanto per vivere la propria giornata
giornata dicendo devo smettere di usare sostanze, ma devo cercare di star bene, perché il fatto di star bene sarà collegato a non usare più sostanze. Se riusciremo attraverso il lavoro in struttura a avere degli obiettivi e rendere concreti almeno una parte di quei sogni, probabilmente uno non ha più bisogno di usare sostanze per evadere da una realtà che già quella che poi alla fine sarà bella, ecco, sarà una realtà in cui uno, scendendo probabilmente a compromessi, ma come fanno tutte le persone, però riuscirà in qualche modo a star bene e a vivere, senza cercare un altrove, senza cercare un posto differente. Penso che questo debba essere l'obiettivo su cui oggi ci focalizziamo nel nostro lavoro, ossia il fatto di rendere concrete quelle prospettive che potrebbero farla star bene per il futuro. Ma io una cosa voglio dire, comunque quando sono stato agli arresti domiciliari andavo a fare i colloqui al CERT e vicino al CERT c'era un supermercato e non sono mai entrato a comprarmi dell'alcol e quindi già un passo l'ho fatto. Poi comunque quando ero in carcere mi è stato offerto una righe di cocaina e l'ho sempre detto di no, perché io volevo togliere questo vizio, quindi volevo già, cioè stavo già cercando di passare oltre, perché sono già 3 anni che comunque sono recluso, oggi proprio 3 anni, e in 3 anni di cose ne pensi, no? Adesso sono stato 3 mesi purtroppo a sprecare il mio tempo, perché sono andato in depressione per mia moglie. Ma ho capito che non ne valsa la pena, tanto che ho chiuso la storia. Cerco di rilanciare i rapporti con mio padre, cerco di impegnarmi, cambiare veramente e avere un futuro migliore. Sì, è interessante come una decisione sofferta, come chiudere il rapporto con la moglie, sia riuscita a prendere all'interno del contesto protetto. Cioè, alla fine avere uno spazio per cui pensare a una scelta così complicata, com'è comunque chiudere i rapporti che magari nella propria vita tutti quanti abbiamo, che sono rapporti disfunzionali, ma poi non hai mai il coraggio di chiuderli, perché in qualche modo sei legato alle persone. E poi c'è lo spettro della solitudine, che è la cosa che spaventa di più qualunque tipo di persona, perché se io chiudo, scelgo e rinuncio, e scegliere il rinunciare è difficile, perché poi vuol dire ripartire. E in alcuni aspetti ripartire un po' più da soli e provare a rimettersi in gioco. Non tutti riescono a fare quel passaggio, perché comunque la zona di comfort resta sia nel bene che nel male, e fare scelte nuove è difficile, perché vuol dire ripartire da zero, rimettersi in gioco. E noi sappiamo quante volte con Manuel si è lavorato anche in videochiamata con la moglie affinché uno decidesse per quella decisione, che è stata una lunga decisione, ecco. Però forse all'interno del contesto protetto c'è stato proprio il tempo per poterla meditare, per poterla digerire in qualche modo, ecco, che non fosse una scelta affrettata, ma fosse un qualche cosa di digerito. E nel tempo questo permette ad aprire delle strade nuove, perché poi alla fine permette di pensare a un percorso comunitario, alla propria uscita futura e a rimettersi in gioco mantenendo gli affetti di una vita, sicuramente il papà, ecco, anche in quel caso riguadagnando la fiducia del papà, perché comunque le persone hanno bisogno di tanto tempo per fidarsi, e questo accade per Manuel, ma per tutti i nostri ospiti, le persone fuori hanno bisogno di tanto tanto tempo e di dimostrazione. E questo è un altro tema che con Manuel spesso abbiamo affrontato, cioè il fatto non soltanto di chiedere la fiducia, ma poter dimostrare nel quotidiano che quella fiducia c'è. E Manuel lo sta facendo, avendo deciso di curarsi. Non è stato facile all'inizio, perché comunque ci siamo dovuti conoscere, però ecco, negli ultimi mesi, insomma, i risultati penso che si stiano vedendo anche attraverso un pensiero molto più lucido e più critico che oggi Manuel ha nella sua vita e che pensiamo possa continuare oggi nel lavoro terapeutico qui e poi anche domani all'esterno, mantenendo uno stile di vita sano che lui in qualche modo sta provando a portare avanti qui in struttura. Ecco, io quello che voglio dire, un'ultima cosa, è ho capito che praticamente il rapporto con mia moglie mi faceva star male e vivere la comunità male e fare il mio percorso male, e se io devo star male e non posso curarmi per questa cosa, è meglio chiudere.
perché se una cosa ti fa star male non va bene. È come dire, è come se tu hai un problema con la droga, c'hai qualcuno vicino che ti dice sempre non lo fare, 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 e tu continui a farlo. Allora sei scemo, cioè, e ho capito che era la cosa sbagliata e dovevo prendermi cura di me stesso, chiudere, e prendermi cura di me stesso era chiudere la storia e andare avanti. E questo è quello che continueremo a fare nel percorso qui, e un domani dovrà continuare a fare terminato il percorso comunitario anche all'esterno, continuando a prendersi cura di sé e volendosi bene. Grazie a tutti.